Ciao, oggi voglio parlarti dei tre più grandi pericoli quando cuci, quando realizzi sia abiti normali sia abiti per cosplay. Sono veramente terrificanti, anche banali da un certo punto di vista, però ti assicuro che soprattutto quando arrivano tutti e tre insieme, l'errore drammatico è veramente dietro l'angolo, quello irrecuperabile. Io sono Veronica Forconi di Cosplay Fai Da Te, The Italian Way to Make Cosplay, e applico tecniche sartoriali professionali al mondo del cosplay. Oggi mi vedi così perché ho deciso di registrare subito dopo che ho fatto un errore, cioè infatti vedi ho gli occhiali perché sto lavorando dei materiali particolari, spessori, ecco sto facendo delle cose un po' particolari e quindi ecco cosa è successo. Sono giorni che lavoro su questo progetto e è un progetto molto complesso, ha stratificazioni, incastri e ecco diciamo che stiamo arrivando vicino alla consegna e quindi nonostante io adoro tantissimo questo progetto, essendo proprio complesso, avendo tantissimi pezzi, essendo smontabile, essendo composto da cerniere, velcro e tutti i vari pezzi particolari, cosa è successo? A un certo punto ho sbagliato. Ho sbagliato a fare una cucitura, nel mio caso è andata bene perché si tratta di una cucitura alla cerniera fatta troppo vicino, quindi la slitta non passava più, quindi semplicemente ho fatto una seconda cucitura più bassa, ho sfatto la prima cucitura e me la sono cavata. Però ti devo dire la verità, a me succede ogni tanto che arrivo a un certo punto del lavoro e ormai me lo sento perché mi conosco e dico basta, è ora di fermarsi, vai a riposare, stacca mezz'ora, vai a dormire, perché io continuo a cucire anche mentre dormo e nelle ultime settimane diciamo che il sonno ha portato consiglio e mi sono venute in mente delle cose migliori. Arriviamo al dunque, quali sono i tre più grandi pericoli? Allora, il primo più grande pericolo è la fretta. La fretta di finire qualcosa ti fa perdere qualcosa per strada. Magari non riesci a mettere un pezzo che dovevi incastrarlo tra altri due pezzi, comunque sei già a metà del lavoro e lo dovevi inserire all'inizio e poi devi impazzire per cercare di capire come sistemarlo all'interno per vedere di farlo per bene perché torni e quindi perdi un sacco di tempo e devi cercare delle alternative, magari devi rifare quel pezzo da capo perché così come l'avevi fatto non si può più montare, quindi va fatto in un altro modo. E quindi ecco, perdi tempo che non avevi preventivato. Quindi sei ancora più frettoloso ed è un cane che si morde la coda. E cosa succede quando hai fretta? Quando hai fretta non stai dietro tantissimo alla precisione, mentre bisogna stare attentissimi e soprattutto quando fai lavori di un certo tipo, ma nella sartoria, nella creazione di un abito, bisogna sempre essere perfetti, precisi, fare cucire diritto, cucire bene le curve, perché altrimenti i difetti si vedono. E infatti l'imprecisione è il secondo grande pericolo. Se metti la fretta e l'imprecisione, poi ti troverai a dover combaciare dei pezzi che non saranno delle stesse grandezze, che non torneranno e quindi di nuovo dovrai cercare di inventarti un nuovo sistema. Non saprai come fare, sarà veramente andrai in crisi perché a un certo punto uno può andare in crisi ed è veramente un peccato. È così, cioè ve lo dico per esperienza perché è successo anche a me, quindi non mi sto inventando niente, sono cose che succedono, ma cerchiamo di non farle succedere. Poi l'ultimo, il terzo più grave, più pericoloso in assoluto, che poi si porta dietro anche con gli altri, è la stanchezza. La stanchezza ti farà fare sicuramente errori. La stanchezza ti porterà a non essere preciso. La stanchezza ti porterà ad avere fretta di finire per poterti andare a riposare. Se arriverai un giorno ad avere tutti questi tre pericoli insieme, sappi che l'errore è dietro l'angolo e non esiste fretta che tu possa avere
che non giustifichi un riposo di mezz'ora. Fai un, mi sembra si chiami power nap, quindi 20 minuti, cerca di dormire, stacca, mi raccomando, riposati e poi rimettiti a lavorare. Fai qualcosa, esci, fai una passeggiata, coccola i tuoi animali pelosi o anche no, se è un tipo di iguana o un serpente va bene uguale. E mi raccomando, stacca perché ne hai veramente bisogno, perché poi ti porterai dietro problemi su problemi e il primo problema che hai risolto perché hai avuto fretta o non sei stato preciso, poi ti si trascinerà dietro durante tutto l'abito e ci sono casi in cui via via devi riprogettare il montaggio dell'abito perché al quinto passaggio ti sei dimenticato di inserire quel pezzo. Quindi mi raccomando, davvero, fate attenzione, fai attenzione, cerca di essere riposato, cerca di non avere fretta, cerca di calcolare il doppio del tempo del previsto quando fai un cosplay sartoriale e mi raccomando, cerca di essere rilassato e di ragionare tante volte. Un trucco che posso darti è quello di fare finta di aver fatto la cucitura con gli spilli, cioè inserisci gli spilli lì dove andrai a fare la cucitura e controlli che il pezzo vada bene. Controlli tutti quanti i pezzi che hai intorno e che devi montare insieme, ci rifletti un attimo e se ti sembra che vada bene, vai alla macchina e attacchi. È importante, davvero ragazzi, mi raccomando, cerca di arrivare riposato, cerca di pensare bene alle cose perché a differenza del foam dove puoi, anche se chi lavora bene il foam, insomma, potrebbe un attimo dissentire, ma sul foam puoi aggiungere delle parti con la colla, il tessuto una volta che è tagliato e non lo potrai, diciamo, sì, ci sono le rammendatrici, però è un lavoro complessissimo e costosissimo. Quindi pensa 10 volte, taglia una volta sola, era un detto di mia nonna che poi ho sentito dire anche dalla mia ex titolare in sartoria. Quindi io ti auguro di riuscire a fare i tuoi costumi in maniera tranquilla e mi raccomando, evita in tutti i modi questi 3 grandi pericoli. Quindi la fretta, l'imprecisione e la stanchezza. Ci vediamo presto. Io sono Veronica Forconi di Cosplay Fai Da Te, di Italian Wage Make Cosplay e applico tecniche sartoriali professionali al mondo del cosplay. A presto da parte mia e da parte di Mr. Cosplay. Per oggi è tutto, ci vediamo. Ecco chi è arrivato. Ta-da! Disturbatore.